Passando davanti a un'ambulanza, avrete probabilmente visto Azna Lubna scritto sulla parte anteriore del veicolo. Un marchio strano, vero? E solo ambulanza al contrario. È scritto al contrario in modo che l'autista davanti all'ambulanza possa vedere bene la parola nello specchietto retrovisore. In questo modo lascerà strada e la farà passare. La raffica di vento più veloce mai registrata sul nostro pianeta ha raggiunto l'incredibile velocità di 407 km orari. Il ciclone tropicale Olivia ha colpito la costa occidentale dell'Australia nel 1996, causando ingenti danni con i suoi forti venti. L'isola di Barrow, appena a largo della costa, venne sferzata da raffiche che superano i 370 km orari raggiunti in precedenza. La popolazione mondiale ha quasi raggiunto gli 8 miliardi, un numero impressionante che non rende l'idea di quanto sia grande il nostro pianeta. Se ogni singola persona stesse in piedi spalla a spalla, anche se stretti, potremmo stare tutti dentro Los Angeles. In tutti i deserti del mondo puoi trovare del muschio che cresce da qualche parte. Una caratteristica del muschio è la sua capacità di catturare l'acqua direttamente dall'aria. Usando piccole escrescenze simili a capelli, chiamate reste, sono in grado di vivere soltanto con l'umidità dell'aria. Sempre in fuga da squali ed orche, i delfini hanno sviluppato un pratico sistema per rimanere parzialmente svegli, mentre l'altra parte di loro sta facendo un sonnellino. Questi mammiferi marini sono universalmente riconosciuti come una delle specie più intelligenti del pianeta, forse per la loro capacità di conservare la potenza cerebrale. Tra i misteri del nostro sistema solare, ce n'è uno che raramente viene affrontato: il nome della Terra. A differenza degli altri pianeti, è l'unico che non porta il nome di una divinità greca o romana. Non c'è nemmeno traccia di chi abbia dato il nome al nostro pianeta, in realtà. Ultimamente è tornata di moda, quasi tutti ne facevano sfoggio. La barba suscita sempre un discreto fascino, in alcuni invece puro terrore. Questo disturbo psichico si chiama pogonofobia, la paura della barba, sì. Uno studio del 2018 ha scoperto che la barba contiene molti più batteri del pelo di un cane. Non c'è da stupirsi che alcuni ne abbiano paura. Le nuvole non sono così leggere e soffici come sembrano. Una singola nuvola può pesare fino a 450.000 kg. Questo numero è calcolato prendendo la densità dell'acqua di una nuvola e moltiplicandola per il suo volume. Fortunatamente per noi, la nuvola riesce tranquillamente a galleggiare in cielo nonostante il suo peso, perché l'aria al di sotto è ancora più pesante. Le isole Canarie prendono il nome dai cani, non dagli uccelli. Sono gli uccelli a prendere il nome dalle isole, in realtà. In spagnolo, il nome della zona è Islas Canarias, che deriva dal latino e significa isola dei cani. Uff! Più il tuo frigo è vuoto, più aria fredda esce quando apri la porta. Così costringerai il motore del frigorifero a lavorare più intensamente per ripristinare tutta l'aria fredda. Se il frigo è pieno, esce meno aria perché il cibo crea una barriera e gli oggetti trattengono il freddo. Per riempirlo di nuovo servirà un'energia minima. Secondo gli astronauti, lo spazio puzza di barbecue e carburante. Si crede che questo odore sia causato dalle stelle e dal vuoto cosmico che tira via delle particelle di metallo dai veicoli spaziali. L'Alaska è l'unico stato americano che può essere digitato con soltanto una riga della tastiera. Scommetto che lassù ne sono molto orgogliosi. Nell'agosto 2013 la NASA ha deciso di utilizzare la tecnologia delle vibrazioni del rover Curiosity per qualcosa di un po' diverso. Ad un anno esatto dall'atterraggio su Marte e dalla partenza della missione spaziale, il rover è stato programmato per festeggiare, sì! A milioni di chilometri di distanza da casa, Curiosity ha canticchiato la canzone Happy Birthday, solo soletto ovviamente. Avvistare un arcobaleno di giorno è abbastanza comune, ma pochi sanno che può accadere anche di notte. Con la luna piena o la nebbia e la cascata intorno, si può vedere il raro fenomeno chiamato arcobaleno lunare. Una persona in media farà circa 5 volte il giro del mondo durante la sua vita. Se mantieni una media giornaliera di 7.500 passi e vivi fino a 80 anni, avrai fatto circa 216 milioni di passi, o circa 180.000 chilometri durante tutta la vita. Probabilmente hai detto che saresti tornato in un attimo un bel po' di volte, ma a meno che tu non sia super veloce, è una promessa che non puoi mantenere. Il Jiffy è una misura reale del tempo ed equivale a circa un trilionesimo di secondo. Quel piccolo segno sopra una I minuscola e una J si chiama Tittle. Si crede che sia una combinazione delle parole Tiny e Little. Gli arcobaleni non si trovano soltanto in cielo. Il Cagno Cristales in Colombia
è più colorato di qualsiasi arcobaleno tu abbia mai visto. Situato a... lo metto sullo schermo, questo pittoresco corso d'acqua prende la sua bellezza multicolore grazie a una pianta che vive lungo tutto il fiume. Da maggio a novembre il letto del fiume diventa giallo, blu, verde e rosso. Quando le acque sono più basse, i colori esplodono. Nel giugno 2020 il ponte Golden Gate di San Francisco, sì, ha cominciato a parlare. Beh, in realtà era soltanto il vento che passava attraverso i corrimano appena installati. La gente poteva sentire lo strano suono da diverse miglia di distanza. Tuttavia, un ponte è più sicuro quando pone meno resistenza al vento, quindi quel suono certificava che i venti forti stavano passando senza problemi. San Francisco è anche una di quelle città dove guidando vedrai più cielo che strada. La strada più ripida ha una pendenza di 27 gradi, ma Bolden Street in Nuova Zelanda l'ha battuta. La strada residenziale di Dundin, nell'estremo sud, ha vinto il Guinness dei primati come strada con la pendenza maggiore. Una salita a mazzagambe al 34,8%. La forte pendenza fa sembrare tutte le case affondate nel terreno. Gli americani passano circa 2 giorni e mezzo ogni anno a cercare le cose che hanno perso. Gli oggetti più comuni persi sono abbastanza ovvi: occhiali, telecomandi, telefoni e tutti i tipi di chiavi. Hai mai visto una libellula pavoneggiarsi? Io ne dubito. Nonostante abbia le solite 6 zampe come la maggior parte degli insetti, le loro non sono fatte per camminare. Sono progettate per aiutare la libellula a stare in equilibrio e a tenersi. Come se i gatti non fossero già abbastanza loschi, sono anche capaci di controllare la mente. Sì, i gatti possono cambiare il tono del loro miagolio per farlo sembrare più simile al pianto. Questo meccanismo ci manipola facilmente e ci spinge a dar loro del cibo extra o tutta la nostra attenzione. In Australia ci sono laghi rosa e viola. Il lago Hillier, noto per il suo colore rosa brillante, si trova a largo della costa dell'Australia occidentale. Il caratteristico colore è causato dalle alghe e dall'alto contenuto di sale, ma è possibile anche nuotarci. Anche la laguna di Hutta ha un gran numero di alghe. A seconda del periodo dell'anno e della copertura nuvolosa, il lago può variare dal rosso al rosa e anche a lilla. L'olfatto è il maggiore responsabile del nostro senso del gusto. La nostra bocca sente la consistenza più di ogni altra cosa. Ciò significa che senza poter annusare cibi come mele, patate e cipolle, beh, avrebbero tutte lo stesso sapore. Prova se hai il coraggio, mi raccomando, tappati bene il naso. Quando vai a letto la sera sei un po' più basso di quando ti svegli. La cartilagine della tua colonna vertebrale si assesta lentamente durante il giorno. Mentre riposi, la tua cartilagine agisce come una molla e rilascia tutta la tensione, rendendoti un po' più alto quando ti svegli. Compiere un solo passo coinvolge più di 200 muscoli in tutto il corpo. Anche una semplice camminata può allenare molto i tuoi muscoli. Ci sono più di 3.000 satelliti che orbitano intorno alla Terra in questo momento. Questo non include tutta la spazzatura che fluttua nello spazio, no? Più di 100 milioni di pezzi di spazzatura orbitano intorno alla Terra, alcuni piccoli come una capocchia di spillo, altri grandi come un'automobile. Il font più antipatico del mondo è senz'altro il Comic Sans. Si presenta come carino, spensierato e informale, ma è considerato poco professionale e molto immaturo. Il Comic Sans è stato disegnato da Vincent Conner nel 1995 e persino a lui non piace usarlo. La parola Swims è sempre Swims, anche quando la rigiriamo sotto sopra. Lo so che hai appena controllato, l'ho fatto anch'io. Il tuo pollice non fa alcun suono quando schiocchi le dita. Il suono che senti è in realtà creato dal tuo dito medio che colpisce il tuo palmo. Il pollice dà la giusta angolazione per ottenere quel suono. Il gesto tipico dei surfisti, lo shaka, significa in realtà avere tutte e 10 le dita dei piedi sopra il bordo della tavola quando si cavalca un'onda. Per farlo funzionare al meglio, si raccomanda una longboard e un'onda da cavalcare.